esercizio di armonia sull'armonizzazione a parti late, prima, settima e terza, propedeutica al piano solo. Questo esercizio è preparatorio per l'esercizio che faremo sulla parte della lezione che riguarda il repertorio, in cui armonizzeremo un brano utilizzando proprio queste disposizioni a parti late. Quello che vi chiedo nella parte di esercizio armonico è di studiare la posizione prima, settima e terza sugli accordi di dominante in tutte le tonalità. Per essere sicuri di utilizzarle tutte le tonalità, ci orientiamo attraverso il ciclo delle quinte. Quindi avremo questa disposizione prima, settima alla mano sinistra, terza alla mano destra e la svilupperemo su tutto il ciclo. Il secondo esercizio prevede una piccola difficoltà in più, quindi avremo la stessa posizione di partenza, prima, settima e terza, solo che nell'accordo successivo ribaltiamo queste due note e avremo quindi prima, terza e settima. Esercizio, facciamo la stessa cosa, semplicemente la posizione di partenza sarà prima, terza e settima, per poi avere prima, settima e terza. Questo perché così avremo studiato entrambe le posizioni in tutte le tonalità, essendo alternate. Quindi.